Fare l'animatore è uno dei lavori più belli del mondo, ma come tutti ha i suoi pro e i suoi contro. Non è solo divertimento, viaggiare, conoscere tantissime persone, mangiare e dormire gratis. In questo video ti racconterò quali sono i pro e i contro di uno dei lavori più amati del mondo. Quando decidi di fare l'animatore, hai la possibilità di viaggiare e vivere in altri posti del mondo. Generalmente le stagioni sono composte da 6 mesi e possono essere stagioni invernali, quindi in montagna, oppure estive, quindi al mare. Una volta terminati questi 6 mesi, hai 2 settimane di ferie in genere e poi riparti per un'altra destinazione per altri 6 mesi. Quindi cambi capo animatore, il team, l'hotel, il posto che ti ospita, la cultura locale, eccetera. Per quanto riguarda invece la mia situazione, è stata un po' diversa dal solito, perché io ho fatto 6 mesi in Messico e poi mi hanno riconfermato per altri 6 mesi nello stesso posto. Io ero felicissima. Poi ovviamente il resto è storia. Ci sono tanti video che ti dicono come diventare animatore, cosa fare, come farlo, ti dicono che ti divertirai tantissimo, che conoscerai un sacco di persone, che viaggerai tantissimo, ed è vero, però nessuno ti dice quanto realmente guadagna un animatore italiano, e specifico italiano per diversi motivi che ora ti dirò. Partiamo dal fatto che un animatore italiano in prima stagione più o meno guadagna sui 400 euro al mese, e se desidera anche avere l'assicurazione gli si tolgono anche 50 euro dal suo stipendio, ma questo dipende, diciamo, da lui. Generalmente si guadagnano all'incirca 400 euro più vitto e alloggio. Però perché specifico animatore italiano? Perché io ho avuto modo di lavorare anche direttamente per l'hotel in Messico che mi aveva assunto come animatrice internazionale e guadagnavo 200 euro in più all'incirca rispetto agli animatori italiani, più vitto, alloggio e assicurazioni inclusi. Inoltre noi lavoravamo anche con un'equipe francese che in prima stagione guadagnava letteralmente il quadruplo di noi, più vitto e alloggio. Sicuramente il mestiere, il lavoro dell'animatore non lo fai per una questione di soldi, ma per una questione di passioni, e questo ti si viene detto anche alle selezioni. Però onestamente io non capisco il perché gli animatori italiani vengono pagati così poco. Detto ciò, l'esperienza che ti fai vale molto di più di uno stipendio normale, anche se farebbe comodo. Il lavoro dell'animatore è un lavoro difficile e non adatto a tutti. È anche un lavoro alla fine di introspezione. Devi imparare a gestire determinate situazioni, a comunicare, devi imparare a non mischiare la tua vita personale con il lavoro, ed è difficilissimo perché comunque tu devi sorridere tutto il tempo e far star bene le altre persone anche quando tu magari non sei al 100%. Impari ad adattarti alle culture locali, perché tu non viaggi da turista, ma tu vivi quel posto come un locale, quindi devi adattarti alla cultura, alla lingua, al cibo, ai costumi del posto che ti sta ospitando e che ti sta permettendo di lavorare. Oltretutto devi imparare a dire addio tante volte, più e più volte, alle persone, ed è difficilissimo. Ma tutto questo insieme ti permette di capire chi sei e dove realmente potresti andare a migliorare. Oltretutto è un'esperienza che ti fa un altro enorme regalo, che è quello di andare a rispolverare quelle capacità nascoste che tu già sapevi di avere, oppure di evidenziarne altre che non sapevi di avere, come per esempio contatto con gli ospiti, essere portato per le lingue, essere una buona guida turistica, cantare, ballare, recitare e molto di più. Come ho già detto, il lavoro dell'animatore è bellissimo, ma non è semplice, perché anche se il tempo vola e non te ne accorgi, si lavora tutto il giorno. Noi lavoravamo dalle 9 del mattino fino all'1:30, perché dovevamo fare le prove per lo spettacolo serale e mangiare. Poi ritornavamo alle 15:30 con tutte le altre attività fino alle 18:30, poi pausa, e si ritornava intorno alle 20:30, 21 per lo spettacolo serale in teatro o in spiaggia. Dopodiché si continuava la serata con giochi, contest, discoteca, fino, diciamo, alle
11:30, mezzanotte. Quindi capisci bene che praticamente tutto il giorno è full, è pieno. Tu lavori dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, senza contare quei giorni dove magari dovevi andare in aeroporto alle 3 del mattino a prendere i clienti, oppure quelle serate per portare i clienti nelle discoteche di Playa del Carmen, eccetera. Quindi avere una vita personale esterna al villaggio è un po' complicato, a meno che tu non sia un capovillaggio che svolge più un ruolo di amministrazione di ufficio con degli orari, diciamo, normali. La cosa più bella di questo lavoro è che ti fai il culo, anche se non sembra, ma te lo fai divertendoti e godendoti praticamente ogni secondo della giornata, anche se sei stanco. E nonostante facessimo gli stessi show ogni 2 settimane e le stesse attività sportive ogni giorno, la figata è che i clienti cambiavano spessissimo e che venivano da più parti del mondo, quindi cambiava la loro reazione, la loro interazione, magari molti ti cercavano proprio per divertirsi, e questo è gratificante al massimo, è un lavoro divertente e gratificante, perché fondamentalmente aiuti le persone a star bene e a distrarsi. Ci sono clienti che ritornano in hotel solo perché ci sei tu e perché tu sei stato bravo a regalargli dei momenti felici e ad instaurare questo legame tale per cui loro si ricordano di te e hanno voglia di rivederti. Un po' come se tu fossi una star di Hollywood e loro i tuoi fan. Caspita, questo è super gratificante e lo fai divertendoti in un ufficio che magari sono i Caraibi. Queste sono le esperienze che realmente contano nella vita. Purtroppo questo non è un lavoro che si può considerare a lungo termine ed è una delle cose più difficili da digerire, perché lasciare l'animazione provoca un dolore grande e lascia in te questo vuoto difficile da colmare, e gli ex animatori sanno di che cosa sto parlando, perché comunque i ritmi sono veloci sia a livello fisico che mentale, e ahimè purtroppo non siamo come Peter Pan che possiamo rimanere giovani per sempre. Si cresce e credo che sia un po' complicato fare zumba a 70 anni, chiaro, a meno che non abbia un ottimo dealer. No, ma a parte gli scherzi, ci sono persone che desiderano una famiglia, ci sono persone che hanno bisogno di una stabilità economica e emotiva un po' più solida, oppure persone che vogliono crescere professionalmente. Quindi diciamo che le strade dell'animatore sono in genere 2, a meno che non si voglia completamente cambiare ambito. Se si vuole stare nell'ambito animazione per tutta la vita, secondo me l'unica cosa che tu potresti fare è il capovillaggio, che come ho già spiegato prima ha un ruolo più amministrativo. Non è più l'animatore, ma è colui che gestisce l'equipe di animazione e ha magari degli orari d'ufficio normali che gli permettono di avere una vita più, diciamo, normale, più tranquilla. L'altra strada che l'animatore potrebbe intraprendere è quella sempre in ambito turistico, quindi ricoprendo le varie posizioni che si trovano all'interno di un hotel, oppure hostess, steward di volo, organizzazione viaggi, eventi, eccetera. Ai 3 pro che ti ho elencato, però mi piacerebbe aggiungerne un altro che secondo me è molto bello. Fare animazioni ti permette di relazionarti con tantissime persone che provengono da più parti del mondo e di instaurare con loro un bel legame, ma ti permette anche di far parte, se sei fortunato, di una vera e propria famiglia, proprio come è successo a me. Questi disperati qui sono stati il mio primo team di animazione in Messico e dopo la bellezza di 7 anni ancora ci riuniamo, ci vogliamo bene e ci supportiamo per tutte le nuove avventure. E come loro, tanti altri, ovviamente non tutti, perché per me l'amicizia è qualcosa di molto importante, però c'è da dire che l'animazione ti mette in contatto con delle persone che in genere hanno la tua stessa visione del mondo, i tuoi stessi interessi, la tua stessa curiosità e questa voglia di vivere al 1000 la vita. E questo è un po' difficile da trovare, eh? Ma d'altronde si dice, chi trova un amico, trova un tesoro, no? Besitos! Thank you.
Bravo privilegio. Bravo supremo. No, bravo paziente.